La saga di FNAF ci ha sempre dato pochissime certezze. Una di queste è il fatto che il nemico, colui che muoveva i fili di tutto, fosse William Afton. Sin dalle prime apparizioni del Purple Guy, che solo in seguito ha ottenuto un nome completo, abbiamo sempre pensato di sapere con chi potercela prendere per ogni evento tragico che ha caratterizzato il brand. Nel tempo, ovviamente, la saga si è evoluta, oltre ai giochi sono arrivati i libri, la trilogia, i Frights e ora i Tales from the Pizzaplex. Ognuno di questi ha aggiunto un piccolo tassello alla lore e tuttora si discute della loro effettiva canonicità rispetto alla serie di videogiochi. Oggi non vogliamo trattare questo argomento, anche se possiamo assicurarvi che l'intenzione dei Tales from the Pizzaplex sia proprio quella di unire i due universi una volta per tutte. La teoria che vogliamo presentarvi oggi è piuttosto difficile da accettare, poiché va fondamentalmente a minare le fondamenta proprio di quell'unica certezza che pensavamo di avere. William Afton è davvero il cattivo, o meglio, è sicuramente la persona che ha commesso tutti i reati di cui siamo a conoscenza, ma è effettivamente tutta farina del suo sacco? E se il nostro Willy fosse semplicemente un burattino nelle mani di un'entità ben più pericolosa e malvagia? Mettetevi belli comodi perché dopo aver riflettuto un po' su determinati elementi tra Frights e videogiochi c'è davvero bisogno di mettere in campo questa eventualità, che per essere compresa al meglio necessita un ascolto particolarmente attento. Partiamo da ciò che pensiamo di sapere. William Afton si mette in società con Henry Emily e fondano i primi locali del brand. Grazie alle conoscenze di robotica di Henry, caratterizzano il loro marchio creando personaggi a cui ben presto le persone si affezionano, i bambini li amano e gli affari vanno alla grande. Ma ad un certo punto qualcosa cambia. Nella testa di William qualcosa si rompe e da imprenditore intrattenitore che era, diventa un assassino. Abbiamo sempre accettato tutto questo come se appunto fosse una cosa normale, ma nei fatti, perché William Afton è diventato il mostro che conosciamo? La prima risposta che viene in mente è la ricerca del Remnant. William avrebbe scoperto le proprietà della sostanza e avrebbe cominciato a commettere efferati delitti per procurarselo e poter sperimentare con esso. Sicuramente è una motivazione più che valida, ma non reputiamo sia sufficiente. Tutti abbiamo quel qualcosa che ci piacerebbe fortemente avere, ma chiaramente non ci sogneremmo mai di uccidere qualcuno per procurarcela, anche se ci sono ovviamente dei casi limite. C'è poi un piccolo segmento all'interno dei libri in cui ci viene spiegato che il povero William ha avuto un passato piuttosto difficile tra abusi e soprusi, il che avrebbe potuto effettivamente contribuire alla nascita del killer viola, ma anche questo non ci sembra un motivo sufficiente se non in combinazione con altri elementi. Nel video con Andrew Files sulla strage di Aurora, ad esempio, abbiamo parlato di Nathan Dunlap e abbiamo potuto vedere come il suo profilo psicologico abbia condotto ai tragici eventi del Chuck E. Cheese. Si trattava di una persona che fin dall'inizio aveva dato segnali preoccupanti. Ora ovviamente non vogliamo paragonare un vero criminale a un personaggio di un videogioco, ci mancherebbe, l'esempio tuttavia ci torna comodo per poter caratterizzare William con più accuratezza. Di lui sappiamo poco, ma stiamo comunque parlando di un uomo con tre figli che è stato in grado di stringere un legame forte con Harry e aprire una propria attività. Cose che una persona completamente instabile difficilmente sarebbe stata in grado di fare. William, tuttavia, dalla sera alla mattina impazzisce e incomincia a mietere vittime, tra cui la figlia del suo socio, nonché migliore amico. Possiamo considerare un comportamento del genere totalmente accettabile parlando di una persona che fino a poco prima, almeno sulla carta, stava bene? Diciamo che, come sottolineato poco fa, secondo noi c'è qualcosa di più. Qualcosa che con tutta probabilità è riuscita a prendere il controllo del povero William e che in realtà abbiamo già visto, confondendola però con tutt'altra cosa. Anche in questo caso sottolineiamo che il video conterrà spoiler sui Frights necessari a spiegare la teoria. Quindi, se avete intenzione di leggerveli senza sapere nulla dall'esterno, questo è il momento in cui potete ancora salvarvi. Se invece fremete per sapere a che punto vogliamo arrivare, allora non dovete far altro che procedere. Per tutta la durata della saga di FNAF, Scott ci ha sempre messi di fronte a William Afton, presentandocelo come la minaccia più grande dell'universo da lui creato. E oggettivamente, una fruizione passiva di tutte le vicende narrate non porterebbe a porsi alcuna domanda in merito. William è il cattivo assetato di Remnant che compie efferati delitti con quello che sembra essere uno scopo puramente mirato alle ricerche sulla misteriosa sostanza.
ma prendiamoci un momento alla luce della lettura dei Frights per riflettere un po' meglio su questa misteriosa figura. Proviamo a pensare come una sorta di profiler e immaginiamo di dover stilare un profilo di Afton che porti a capirne anche il movente. Per fare un lavoro del genere, dovremmo in primis mettere insieme tutti i dati che abbiamo sulla persona William Afton. E questi purtroppo sono pochi e sparsi. Un primo timido tentativo di caratterizzazione è stato fatto da Scott all'interno della trilogia. Mettendo da parte la cronologia degli eventi, ci viene presentato un William che compie un percorso all'interno dei libri. Un percorso che si apre mostrandoci un uomo consumato inizialmente dalle conseguenze delle proprie azioni, che si nasconde come un ladro da chiunque possa riconoscerlo. In questa fase l'uomo sembra non aver fatto nulla prima dell'arrivo di Charlie, come se stesse semplicemente aspettando un'occasione. Occasione che arriva nel momento in cui questi, animato dalla possibilità di rapire Carlton, rimette le mani sul suo vecchio costume da Spring Bonnie. A questo punto assistiamo ad una genesi alternativa di Springtrap. Charlie, per fuggire insieme ai propri amici, fa scattare le Springlocks all'interno della tuta di William e l'uomo vi rimane intrappolato, sembrando inizialmente deceduto. Nei primi due libri, tuttavia, non si parla ancora di Remnant. Per conoscere la sostanza, dobbiamo aspettare The Four Closet, il terzo volume. Del nostro William, però, sappiamo ancora relativamente poco. L'unica cosa davvero certa è che fosse estremamente invidioso delle conoscenze di Harry legate alla robotica e che per conto proprio si fosse messo a studiare i misteri legati a Remnant. C'è però un buco che non viene mai riempito. Nessuno ci spiega all'interno della trilogia come William abbia scoperto la sostanza e cosa lo abbia spinto a studiarla. Quando ne parla, sembra semplicemente conoscerla, sembrando ai nostri occhi una specie di scienziato, cosa che non avremmo mai potuto dire di Dave Miller, l'alter ego di William incontrato in The Silver Eyes. La trilogia si conclude quindi con due importanti fattori per quanto riguarda la caratterizzazione del Purple Guy. Non ha la benché minima conoscenza di robotica, come ammette anche lui stesso, e soprattutto, senza alcuna conoscenza pregressa in merito a chimica e biologia, riesce ad operare con una sostanza che in altre occasioni viene maneggiata solamente da fior di studiosi. E tanto per puntualizzare, no, William Afton non era un biologo. Al limite poteva essere uno scaltro uomo d'affari che, insieme al suo socio, ha messo in piedi uno dei franchise più potenti degli ultimi tempi. Fortunatamente, però, gli scritti sulla lore di FNAF non si concludono con la trilogia. Una volta accompagnati Charlie e i suoi amici verso la fine delle loro avventure, arriva il momento di conoscere altri personaggi estremamente affascinanti, fra cui Jake e il detective Larson, ed addentrarsi nel Fazbear Frights. C'è da dire che qui le cose si fanno davvero più interessanti. Se lo scopo principale della trilogia era quello di raccontare una storia, quello dei Frights si estende ponendosi, sempre tramite l'ausilio della narrazione, come compendio di tutta quella lore che fino ad ora era rimasta sepolta nei meandri della saga. Per chi non lo sapesse, i Frights sono strutturati nella seguente maniera. Ogni libro contiene tre racconti apparentemente slegati, più una sorta di appendice in cui viene raccontata una storia che li unisce tutti, la storia dello Stitch Wraith. La cosa davvero curiosa di questa serie è che il protagonista del nostro video passa quasi in secondo piano, sostituito da quello che si rivela essere uno dei villain più affascinanti quanto pericolosi di sempre, Eleanor. Per questa discussione non è importante tanto definire chi sia Eleanor quanto cercare di capire il ruolo che ha e che potrebbe aver avuto prima degli eventi che l'hanno vista direttamente coinvolta. Soprattutto però è importante capire il rapporto che ha con William Afton e la sua disperata ricerca di Remnant. Torniamo ovviamente a ripetervi che anche questa sezione conterà spoiler sui Frights, in quanto per poter cercare una risposta approfondita alle domande che ci siamo appena posti, è necessario contestualizzare al meglio le vicende ed esaminare gli eventi. Il primissimo elemento che prende in contropiede qualsiasi fan di FNAF durante la lettura dei Frights è proprio William. Siamo sempre stati abituati ad un Afton che, seppur più simile ad un cadavere animato che ad una persona, si è sempre contraddistinto per essere la mente dietro qualsiasi evento maligno, l'architetto delle malefatte, il burattinaio che in qualche modo ha sempre causato dolore a chiunque avesse a che fare con lui. Ebbene, qui le cose cambiano. Nei Frights ci viene presentato un William che, sebbene abbia compiuto la serie di delitti che ben conosciamo,
ora è costretto sul letto di un ospedale. Dopo essere sopravvissuto all'ennesimo incendio della propria vita, ciò che resta di lui è un corpo carbonizzato che sembra aver perduto ogni possibilità di espressione e movimento, ma che tuttavia possiede una sorta di attività cerebrale. C'è però una cosa su cui tutte le persone che l'hanno in cura sono d'accordo: quell'uomo è il male. Tutto ciò che riesce ad emanare è pura malvagità e soprattutto sembra non poter morire, quasi come se qualcosa o qualcuno lo stesse costringendo a restare in vita. L'unica persona che pare riporre fiducia nella possibile bontà dell'uomo nella stanza 1280 è padre Arthur Blythe, che fino all'ultimo fa di tutto per mostrare a tutti che anche quello che potrebbe sembrare il più cattivo fra gli uomini merita una possibilità di redenzione. Padre Blythe purtroppo si rivela essere inconsapevolmente proprio colui che concede ad Afton l'ultima possibilità di fare del male, ma ciò che desta il nostro interesse è il modo in cui ciò avviene. Sì, perché il nostro caro William, ormai ridotto ad un pezzo da museo egizio, non è certo in grado di alzarsi e rapire qualcuno. Il suo unico modo per manifestare la propria malvagità è quello di elevarsi ad una sorta di essere superiore. E l'aver fatto leva sul buon cuore del prete per farsi portare fuori dall'ospedale era l'unica maniera per poter attuare un piano che non definiremmo al 100% suo, e vi spieghiamo subito perché. Nel momento in cui il corpo di William Afton esplode letteralmente sotto lo sguardo atterrito di padre Arthur, questi si raccoglie in preghiera, sconvolto dal terribile spettacolo a cui ha appena assistito. L'ultima cosa che vede prima di rendersi conto di quanto la situazione sia grave sono delle impronte, a cui non riesce ad attribuire un possessore, partire dai resti di Afton e allontanarsi dal corpo. Impronte lasciate da qualcuno che lui ha distintamente sentito, ma che non ha fatto in tempo a vedere. Una cosa è certa, l'uomo è passato oltre, ma qualcosa è rimasto lì. È qui che padre Arthur esce di scena ed entra in gioco il detective Larson, colui che è effettivamente protagonista delle Stitch Rate Lines. Tuttavia noi non siamo qui per parlare di lui. Per quanto il suo ruolo sia centrale, il protagonista di questo video resta William Afton, e l'ultima volta che l'abbiamo visto era letteralmente esploso. Qualcosa di lui però è rimasto, e proprio mentre Larson fissa il compattatore di rifiuti della fabbrica abbandonata, al suo interno lo Stitch Rate sta lottando contro una creatura che sembra provenire direttamente dall'inferno. La descrizione lascia poco spazio all'immaginazione. Una figura umana dall'aspetto scheletrico e completamente bruciata sta mutando la propria forma, plasmando le proprie ossa e la propria carne, arrivando ad assumere la forma di un essere con delle orecchie da coniglio, animato da un unico scopo: infliggere dolore. La lotta purtroppo sembra non finire nel migliore dei modi per lo Stitch Rate, ma come detto poco fa, questo video non si concentra sul destino dell'animatronic che ha canonizzato la doppia possessione, ma su quello di William Afton. Dopo aver avuto la meglio all'interno del compattatore, Afton, o quel che resta di lui, riesce ad uscirne e a formare, utilizzando in maniera convulsa parti di animatronic, un gigantesco essere con delle orecchie da coniglio alto quasi 5 metri. E neanche a dirlo, quell'essere sta puntando il suo sguardo verso un ignaro detective Larson. Fortunatamente, proprio in quel momento, lo Stitch Wraith emerge nuovamente dal compattatore, con lo scopo di aiutare il detective a sopravvivere alla minaccia dell'Afton Amalgamation. Ed è qui che arriviamo al punto più importante di questo video, il momento che avremmo voluto raccontarvi fin dall'inizio, ma che per forza di cose abbiamo dovuto introdurvi con tutto ciò che avete sentito fino ad ora. Lottando contro una forza che lo attira inesorabilmente verso l'Amalgamation, lo Stitch Wraith nota un endoscheletro dalla forma femminile e dal collo allungato nell'atto di allontanarsi dal resto dei rottami. L'impulso è quello di chiamare la figura femminile, offrendole il suo aiuto, ma dopo un momento di silenzio, la mente dello Stitch Wraith viene pervasa da una terrificante risata. E prima che possa rendersene conto, Eleanor si è già lanciata verso di lui. Una volta incrociato lo sguardo con lei, lo Stitch Wraith si rende conto di una cosa: quella malvagità che sta percependo in quel momento è di gran lunga superiore rispetto a quella dell'Afton Amalgamation. L'intenzione di Eleanor in questo momento, tuttavia, non è quella di danneggiare lo Stitch Wraith, bensì quella di riassorbire la porzione di agonia che risiedeva all'interno dell'animatronic, e che, tornando ora a far parte di lei, le dona ulteriore potenza. Una volta compiuto l'assorbimento, il concentrato di malvagità dalla forma femminile si fa assorbire una volta per tutte dall'Afton Amalgamation.
Ora tocca a Larson fronteggiare quel concentrato di malvagità che ormai lui stesso ha capito essere Afton. L'Amalgamation si addentra ulteriormente nella fabbrica e il detective ha tempo di guardarsi intorno per capire cosa deve fare. Qualcosa dentro di sé lo porta a prendere una borsa piena di parti di animatronics che conserva all'interno della propria macchina. Non sa di preciso perché, ma sente di doverla prendere con sé. Il detective Larson si lancia alla ricerca di Afton per rintracciarlo. L'inseguimento lo porta all'interno di un corridoio molto largo, ai cui lati sembrano materializzarsi delle ombre. Ombre in grado di muoversi in autonomia. Mentre però il nostro protagonista è impegnato a guardarsi intorno per capire cosa stia succedendo, l'Amalgamation irrompe nel corridoio sfondando una parete. Larson non fa in tempo a rendersi conto degli eventi. Riesce solo a vedere una massa inquietante di parti animatroniche lanciarsi contro di lui per poi finire scaraventato attraverso il muro del corridoio e svenire. Al suo risveglio ciò che sente è solo un indistinguibile ammasso di dolori, ma l'impressione che ha è quella di essersi ferito contro un oggetto tagliente, senza però capire l'origine di quella ferita. Da quel momento in poi, tuttavia, Larson sente dei bisbigli, delle voci che sembrano appartenere a dei bambini e gli danno due chiare indicazioni. Sbrigati e apri gli occhi. Il detective li apre e si trova davanti l'Afton Amalgamation. Si sta preparando ad attaccarlo alzando quello che dovrebbe essere un braccio. Larson tenta di schivarlo, ma non è abbastanza veloce. Una delle lame presenti sul braccio dell'Amalgamation trafigge il protagonista, facendogli provare un dolore lancinante. Larson però riesce a raccogliere le proprie forze e fugge nel corridoio. Ciò che non sa però è che quella ferita porta con sé una terribile infezione data dallo spirito malvagio dell'uomo che possiede l'Amalgamation. In un disperato tentativo di fuga, Larson riesce a raggiungere un muletto e a mettersi al posto di guida. Nel farlo, appoggia la borsa che sta portando con sé e si rende conto di un dettaglio. Il contenuto al suo interno si sta muovendo. Il detective apre la borsa. Adesso le voci sono molto più forti e una in particolare sembra provenire da un'inquietante maschera dotata di tratti inconfondibili. Due guance rosa e due strisce viola che corrono dai suoi occhi neri e vuoti fino alla sua bocca spalancata. Larson la prende in mano e nella sua testa scorre un solo pensiero. Portami da lui. Il detective appoggia la borsa sulle forche del muletto e lo dirige a tutta velocità contro Afton. L'Amalgamation inizialmente resiste, poi le parti del mezzo incominciano a staccarsi e ad unirsi a quel terrificante essere, compresa la maschera presente all'interno della borsa. E per una frazione di secondo a Larson sembra di vedere un insieme di strisce bianche e nere seguirla. Una volta che il mostro ha assorbito tutte le parti, Larson si rivolge a lui chiamandolo con il suo nome. Dall'ammasso tuttavia arriva una risposta che spiazza il detective. Io sono agonia. A questo punto però succede una cosa che lo stesso Afton non si aspetta. Un endoscheletro dalla forma femminile se ne distacca. Eleanor lascia l'Amalgamation e fugge verso un condotto della fabbrica. La maschera, che ora si trova tra le parti dell'essere governato dallo spirito di William Afton, non sembra più triste. Ora l'espressione sul suo volto è vittoriosa. Dall'Amalgamation prima si solleva un braccio che comincia a staccare le parti con una forza mostruosa, poi l'altro braccio prosegue l'opera incominciata dal primo. Un pezzo alla volta, l'Afton Amalgamation sembra autodistruggersi sotto il controllo di quella maschera dalle lacrime viola. Quella che vi abbiamo appena raccontato è la fine di William Afton all'interno dei Fazbear Frights. Ma perché abbiamo deciso di fare questa digressione? Per un motivo estremamente importante. Il tema centrale di questo video è l'origine della follia di William Afton, o per meglio dire, la nostra teoria in merito. Nonostante la spettacolarità dei momenti che vi abbiamo appena descritto e che vi invitiamo caldamente a leggere in prima persona, emerge un dettaglio che ci ha fatto pensare parecchio. La forza di William nei panni dell'Amalgamation sembra esaurirsi completamente nel momento in cui Eleanor lo abbandona, lasciandolo in uno stato di totale disperazione. Perché questa reazione? Se Afton aveva effettivamente dei poteri in quella forma, perché avrebbe dovuto disperarsi nel momento dell'abbandono da parte di Eleanor? Secondo noi, semplicemente quel potere immenso non deriva da lui, bensì dall'animatronic così somigliante a Circus Baby. Basti pensare al fatto che nel momento in cui Larson gli chiede se lui sia realmente William Afton, l'essere si presenta come Agonia, nome che si associa in maniera di gran lunga maggiore ad Eleanor, essendo lei stessa una manifestazione di quell'emozione. Molto probabilmente lei aveva percepito ciò che sarebbe successo nel momento in cui la Puppet si è unita all'Amalgamation e ha deciso di lasciare Afton al suo destino.
Quel gesto ci ha letteralmente fatto esplodere il cervello, poiché ha relegato William al ruolo di burattino di Eleanor. Un burattino che nel momento in cui viene abbandonato dal proprio burattinaio semplicemente crolla e resta in balia degli eventi che lo circondano. La domanda che ci siamo posti però è una: da quanto andava avanti questo rapporto tra il Purple Guy ed Eleanor? E se l'origine risalisse a molto tempo prima? Qui entriamo davvero nel vivo del video e quindi della teoria. Torniamo a prendere in considerazione una riflessione che avevamo posto all'inizio del video. William non era vittima della propria follia quando insieme ad Henry ha avviato l'attività. Lo stesso Henry ci viene sempre descritto come una persona giudiziosa e risulta molto difficile pensare che si sarebbe affidato all'Afton che conosciamo noi. Ad un certo punto, tuttavia, William impazzisce e compie le atrocità che mettono in moto gli eventi di FNAF. Ma è stata davvero tutta farina del proprio sacco? Come poteva Afton imbattersi casualmente nel Remnant, che come sappiamo viene ottenuto in una maniera ben precisa, e conoscerne le proprietà? Se qualcuno gliene avesse parlato? E se quel qualcuno lo avesse poi utilizzato per ottenerne sempre di più? Seguiteci con attenzione, prestissimo capirete dove vogliamo arrivare. Tempo fa abbiamo pubblicato qui sul canale il riassunto di To Be Beautiful. Se non avete presente di cosa si stia parlando, vi invitiamo, prima di proseguire, a recuperare quel video in particolare e proseguire poi nella visione di questo. Detto ciò, in quel racconto, quando Sara trova Eleanor per la prima volta, la recupera dal bagagliaio di una macchina in cui l'animatronic era stato abbandonato. Non ci viene detto nulla sulle sue origini, sappiamo semplicemente che in quel momento esiste, anche se non sappiamo da quanto. Ciò che sappiamo invece è che è in grado di manipolare il Remnant, con cui fabbrica il ciondolo che consegna poi a Sara e che, prima o dopo gli eventi in questione, ha consegnato a Jessica. Nell'arco dei Frights, Eleanor si presenta poi in più occasioni, con un solo scopo che la anima, la ricerca del Remnant. Con ciò in mente, torniamo al nostro povero William, che magari inizialmente si godeva la propria vita insieme ai figli e portava avanti la propria attività con Harry. Adesso però giochiamo un po' con l'immaginazione e tentiamo di dare una possibile spiegazione alle origini del Purple Guy. Un brutto giorno William si imbatte in uno strano quanto affascinante animatronic dalle fattezze femminili, con due bei codini e due guance rosse. Un animatronic che potrebbe tranquillamente essere uscito da un circo. Come ben sappiamo, Afton lavora direttamente con gli animatronics. Il suo socio amico Henry è un esperto in merito, quindi decide di raccoglierlo, mostrarglielo e magari integrarlo in uno dei loro locali. Quello stesso giorno però succede qualcosa di strano. William, nel tentativo di capire come attivare l'animatronic, si imbatte nell'interruttore che lo accende. Eleanor prende vita. La ragazza robotica sembra anche gentile. Si rivolge all'uomo con garbo e, come ricompensa per averla salvata, gli chiede cosa desideri. William è umano, è nel fiore dei suoi anni e ha avviato un'attività che promette meraviglie. Il pensiero di perderla un giorno non lo fa dormire la notte e finisce per chiedere ciò che gran parte delle persone chiederebbe nella sua situazione: l'immortalità. Eleanor afferra l'occasione al volo. Esiste un metodo che Afton può sfruttare per ottenere proprio ciò che desidera. Certo, non è che si potrebbe definire eticamente corretto, ma funziona. Caspita se funziona. Per farlo però è vitale che William non riveli nulla ad Henry. Anzi, sarebbe meglio se addirittura il suo socio venisse portato ad allontanarsi da ciò che insieme hanno creato. Continuando a giocare con l'immaginazione, qui la storia potrebbe prendere una piega macabra. Eleanor sa bene ciò che vuole e capisce che la volontà di William Afton non è poi così forte. L'uomo, dominato dal desiderio dell'immortalità, sembra lasciarsi manovrare molto facilmente. Considerando poi il fatto che il suo lavoro gli permetta di avere costantemente animatronics a disposizione, l'inquietante ragazza potrebbe prendere due piccioni con una fava. William ascolta con attenzione il piano di Eleanor per portare Henry alla disperazione e far sì che si ritiri lasciando tutto in mano ad Afton. Inizialmente ne resta quasi sconvolto, ma poi qualcosa lo convince che sia la cosa giusta da fare. Il metodo per ottenere il Remnant è piuttosto preciso. Quella notte piove a dirotto, ma William è determinato a seguire il piano di Eleanor. Quando arriva davanti al ristorante, la figlia di Harry è proprio lì.
chiusa fuori dal locale. William non esita, ma non può portare il corpo con sé, è troppo rischioso, qualcuno potrebbe vederlo. Così lo abbandona sotto la pioggia e va via. In compenso però ha fatto ciò che Eleanor aveva suggerito e l'animatronica la conferma che cercava. William è l'uomo di cui ha bisogno. Da quell'occasione in poi il resto è tutto in discesa. Una volta illustrato ad Afton il corretto procedimento per ottenere il Remnant, l'uomo non ha fatto altro che eseguire degli ordini, arrivando fino anche a costruire un'intera serie di animatronics dedicata alla cattura delle proprie vittime e una macchina in grado di iniettare la sostanza. Marchingegni così sofisticati che quasi si fatica a credere che possa averli costruiti lui, ma con Eleanor al proprio fianco tutto sembra possibile. William è così affezionato all'animatronic che arriva a costruirne un altro con le sue fattezze e decide di chiamarlo Circus Baby, a causa del quale purtroppo perde la sua Elizabeth. William però non demorde e continua a compiacere Eleanor e lo farà fino a rinunciare alla propria umanità, restando poi vittima del piano che Harry elabora per risolvere la situazione una volta per tutte. Le strade di Eleanor e William si separano, l'uomo è ricoverato all'Heracles Hospital, ormai completamente irriconoscibile. Viene descritto come una specie di mummia ustionata e priva di qualsiasi tratto che possa far pensare ad un essere umano. Qualcosa però non lo lascia andare, continua a tenerlo in vita. L'attività cerebrale è molto forte, da ciò che si evince sembra che William viva continuamente terribili incubi. Solo una persona sembra volersi dedicare a lui, un certo padre Blight. Ciò che avete appena sentito è palesemente un volo di fantasia, tutto ciò che è stato detto in merito a William ed Eleanor non è mai successo canonicamente, ma abbiamo scelto questo modo per illustrarvi la nostra teoria, sperando che sia passato ciò che intendiamo sostenere in questo video. La nostra cara Eleanor è un personaggio estremamente affascinante che potrebbe dare molto alla saga di FNAF se solo avesse un palcoscenico un po' più grande. Abbiamo già ipotizzato un suo possibile coinvolgimento in Security Breach e nella nuova direzione che sta prendendo il brand. Secondo noi è un personaggio costruito fin troppo bene per trovare la propria fine all'interno dei Frights. Certo, nel primo racconto di Tales from the Pizzaplex in un certo senso si parla anche di lei, seppur non direttamente, ma la sua ombra, almeno in Frailty, è parecchio pesante. Un ultimo aspetto da considerare poi è l'origine di Eleanor, o per meglio dire ciò che le dà vita, l'agonia, che con il tempo è diventata sempre più presente all'interno di FNAF. E che con tutta probabilità potremmo già aver visto all'interno del Blob, e ancora prima negli Shadow Animatronics, che grazie ai Frights sappiamo, almeno per quanto riguarda Shadow Bonnie, essere semplicemente una delle possibili manifestazioni di questa potentissima emozione. Insomma, con questo video non ci aspettiamo certo di avere la verità in mano, né tantomeno vogliamo affermare che le cose siano necessariamente andate in questo modo. È tuttavia una teoria che ci siamo divertiti parecchio ad elaborare e che ci ha fornito tanti spunti di riflessione. Non sappiamo come proseguirà FNAF, ma nel frattempo vi ringraziamo per aver seguito questo video. Vi invitiamo ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e condividerlo se vi è piaciuto. Ovviamente vi chiediamo anche di dirci l'idea che vi siete fatti in merito all'argomento del video e, se volete, di condividere le vostre teorie. Noi ci vediamo ad un prossimo video e vi aspettiamo ogni martedì e venerdì in live alle 18 qui su YouTube, mentre ogni domenica dalle 10:30 del mattino ci trovate sul nostro canale Viola.